Di similitudini ne possiamo trovare tante, a partire dal ruolo che rivestono. Di differenze, una in queste ore viene subito in mente. Uno tiferà per il Cosenza, l'altro per il Catanzaro. Le due diverse fazioni del derby del Ceravolo passano anche dai loro primi cittadini. Guarderanno il derby insieme in tribuna Nicola Fiorita e Franz Caruso, così come faranno altre istituzioni catanzarese e cosentine. Un segnale chiaro affinché possa essere solo una domenica di festa e di sport. Ma ovviamente, come logico che sia, ognuno poi tiferà per la sua squadra. Il tifo nello stadio è quello che deve sostenere i colori della propria squadra, quindi è normale, è fisiologico che ci sarà un tifo e che anche io tiferò per la squadra del cuore, per i colori rosso-blu. Però ecco, il tifo deve avere anche dei limiti, che sono quelli del rispetto anche dell'avversario, della continenza. Non si può andare oltre determinati limiti, soprattutto non si può mai trascendere nell'offesa gratuita e soprattutto mai episodi di violenza. Siamo diventati sindaci a distanza non enorme di tempo. Penso che ci muoviamo con una grande sintonia sulla visione del futuro e sulla volontà di far diventare Catanzaro e Cosenza due città sempre più moderne. Credo che entrambi abbiamo anche, noi abbiamo già fatto dei lavori allo stadio, Cosenza li farà a breve, vogliamo entrambi dare un palcoscenico adeguato alle nostre città, alle nostre tifoserie, alle nostre squadre. Ed entrambi vogliamo vincere, vogliamo primeggiare l'uno sull'altro, ma lo facciamo con grande rispetto, che poi è il grande rispetto che io ho per tutta la città di Cosenza. La tensione sale, come è normale che sia, con il passare delle ore, perché questo derby non si gioca da 6 anni in Serie C, da 33 in Serie B. È da più di una settimana che la città non parla ad altro. Beh, del resto un derby con il Catanzaro in Serie Cadetta non si vede da più di 30 anni. Non è una partita normale. E mi pare che la città stia manifestando questo desiderio, ecco, di vivere questa domenica così attesa. Ieri in Serie C, oggi in Serie B e domani? Ho apprezzato molto anche le dichiarazioni dell'amico e collega sindaco Nicola Fiorita, che ha proprio lanciato quest'idea, questa speranza di poter disputare da qui a qualche tempo, anche a breve, spero io, un derby nella massima serie.